seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Non mi basta niente il stomaco, certi fatti mi danno un po' po' vomito. Io non la chiamerei follia, ho una voglia di evadere che mi porta via. Lavoro troppo e non sono mai a casa mia. Accumulo stress, te l'ho detto, anche colpa mia. Se avessi fatto il corso di farmacia, a quest'ora avrei una laurea e comunque sia. Dimmi quanti laureati hanno la garanzia di non finire lavapiatti in pizzeria. Piacere, mi chiamo Fibra, lei è la mamma. Lo sa che sua figlia a 16 anni è già una cagna e gira in classe con la pancia mezza nuda davanti a un professore che ha gli occhi di un barracuda. Il mio stipendio assomiglia a un'utopia. Voglio andare in vacanza, me ne vado in Tunisia o magari in Mar Rosso. Non dirmi che è vietato, sarò così sfigato da finire in mezzo a un attentato. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Quattro giorni a Canazei, neanche immagini le cose che potrei. Potrei spararmi un colpo in testa se mi sveglio una mattina di fianco a un gay. Potrei, potrei perdere la memoria se vedo la mia ex che si è fatta suora. Potrei demolire questa vecchia scuola, potrei allagarla con la carta stagnola. Potrei non avere compagnia per copersi milioni alla lotteria. Ma dimmi, tu ci credi alla lotteria? Lo conosci uno che ha vinto alla lotteria? Ho chiamato Vanna Marti in segreteria per vedere quanti soldi mi vanno via. Ma cosa faccio? Denuncio alla polizia? Lo dica Striscia, lo vedi, questa è democrazia. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Hai visto una ragazza scendere dalla moto? Il secondo rope è morta cadendo nel vuoto. Quel ragazzo che pensava le facesse per gioco, ma l'avviso di quel buco l'hanno messo un po' dopo. Giri in macchina, faccia sfatta, mentre guida il telefono metto la cravatta. 5 morti su 10 per guida distratta. Questa assurda statistica che ce l'ha fatta? Eppure questo camion tra un po' mi schiaccia. Non ho mica il Van Gogh, a chi dà la caccia? La senti questa voce, la vedi questa faccia? Io sono Fabri Fibra, cazzo straccia. Non voglio figli e miei lo sanno, perché non mi fido più delle scuole che fanno. Questi tetti che crollano, ma dove vanno? Mica posso contare i bambini morti ogni anno. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, 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 qua al bagno, quando si può fuori il bagno. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi. E servono le chiavi, seguitemi. No, io devo, devo sta in, in questo momento devo toccare qualcosa. Cosa volessi? Fatemi toccare, fatemi toccare. Sto cavo molti devo, che sono le. Ma tu sei un uomo un po'. Sì, guarda, che cazzo. Cioè, il cazzo è più grosso del mio. Cioè, Radio ID Italia. Ascoltaci su www.iditalia.com. ID Italia, la radio degli italiani nel mondo. Vabbè, allora oggi dobbiamo proprio cominciare alla viva il parroco e va bene, sono le 9 e 4 minuti primi, siamo partiti con un minuto più o meno di ritardo. Qui a Varsavia Enrico vi dà il benvenuto per questa rassegna stampa del 23 di febbraio, giornata chiaramente uggiosa, siamo molto vicini allo zero qui nella capitale polacca e oggi qui negli studi di Radio ID Italia, come avete udito, insomma ne succedono di tutte, citofoni che suonano, casini. E state un po' zitti, non rompete i coglioni per favore un attimo. Salutiamo tutti gli amici che si stanno recando sul posto di lavoro. Avevo detto appunto che avrei salutato il mio amico Gero che si trova non so dove, se in montagna, non so dove esattamente, ma Maurizio, il mio
compagno dell'infanzia, detto lo slavo, quindi ci daremo, ma attenzione, non dimentichiamo, ci sarà anche qualcosa dedicato a lui, non dimentichiamo il nostro amico Alessandro che sta viaggiando sulle highways polacche, che ancora non esistono, però insomma accontentati della Katowicka, che insomma male non ti fa. Oggi sono già incazzato perché mi stanno scrivendo tutti contemporaneamente su Facebook, ho due mani e un pisello, non è che riesco a scrivere e a rispondere a tutti, quindi state calmi e così mi calmo anch'io. Perché sono un po' agitato? Come ho scritto anche su Facebook, è successo l'imponderabile, no scherzo, cioè, no, non diamo troppo peso alle cose perché sennò... Dunque, come vi raccontavo, pochi giorni o sono, esattamente domenica, abbiamo pubblicato un nostro resoconto dopo aver visitato come stampa la fiera del motociclo qui a Varsavia e chiaramente come ogni fiera che si rispetti diciamo dal Medioevo, dalla Fiera Universale quando misero la Torre Eiffel ai giorni nostri, diciamo donne e motori, gioie e dolori, quindi potete immaginare, non so, una fiera con... non so, lo stand della Suzuki Otafik Tumasuki, che dove ci mettiamo, non so, una bella donna baffuta, obesa, una bella sicula col culo scasciato? No. Comunque, fatto questo riassunto delle bellezze anche incontrate così, era stato postato anche sul sito della Honda Polonia, e, insomma, non ci volevo credere. Esiste, aspetta che ti dico, ve lo traduco un pochettino come cavolo si chiama. Esiste un gruppo, pensate un po', che tradotto in polacco si chiama... Allora, lo dico prima in polacco perché abbiamo anche parecchi ascoltatori che ci seguono da Katowice o insomma da vari altri punti della Polonia. Kobieta to człowiek, nie przedmiot. Quindi la donna è un individuo e non un oggetto, qualcosa del genere. Mica la femminista mi ha scritto, cioè vi rendete conto? Nel 2016... Ma stiamo scherzando? Nel 2016, perché nel video in questione si vedevano sia donne che motori? Minchia, ma quelle donne lo sanno perfettamente che sono scelte. Non penso che nel momento in cui vengano contattate le hostess di una fiera si sentano oggetto sessuale, soprattutto anche perché il modo in cui posano davanti alla telecamera diciamo fa parte di un marketing che esiste da Adamo ed Eva, dove l'uomo è giustamente eccessivamente attratto dalla donna, e diciamo così come accade anche nel mondo animale, per queste coglione se hanno visto anche un pochettino di documentari di Animal Planet, diciamo c'è il maschio dominante che cerca di selezionare la sua diciamo futura non compagna ma diciamo preda per la riproduzione, e mi ha fatto impazzire, non diremo il nome per motivi di privacy, GM, chiamiamolo G.M, il quale ha risposto a questo, dice ma non ci credo, insomma esiste un sito che dice la donna è un individuo e non un oggetto, allora lui ha risposto l'uomo è un individuo, non un bancomat. Quindi ragazzi, non ci voglio credere, ma il 2016, un buongiorno vi giunga a Simone anche, ma ti rendi conto, le femministe polacche? Ma le femministe polacche, ma io ancora non ci credo, cioè mi sembra di sognare, cioè devo chiedere al mio amico Cruciani se esiste qualcosa di equivalente ancora in Italia o se non vengono prese a schiaffi. Come immaginate nel vostro, diciamo, come immaginate nel vostro immaginario suona male, ma come... qual è la vostra diciamo percezione della femminista media? Io me l'immagino molto sciatta, senza trucco,
Esteticamente brutta, sì, esistono i canoni estetici per, anche per la bellezza femminile, quindi una cessa. Massimo, tu come la vedi la femminista, visto che siamo su Spreaker qui a dibattere del più e del meno? Ti dico i fatti, Massimo, dopo la fiera che abbiamo visitato insieme, e dopo aver confezionato un video assolutamente innocente dove facevo vedere parecchio la moto che si è comprato il nostro amico Gianluca, questa bellissima Cafe Racer Honda e BMW e quant'altro, e avendolo postato sul sito della Honda in questo caso, ho visto una risposta, una critica, cioè tipo come se fossi un aguzzino di donne e non apprezzassi l'intelletto femminile perché la donna deve avere le pari opportunità. Ascoltate questo commento, ascolta anche tu Fenzi, un commento proveniente da un contributo iniziale delle Iene, dove si parlava delle quote rosa, che ancora siamo lontani dalla parità. Testine di cazzo, ma perché siamo lontani dalla parità? Ci avete mai pensato? Ci hai mai pensato perché siamo lontani dalla parità nel mondo del lavoro tra uomo e donna? Ascoltate. Lunedì sera sono state bocciate le quote rosa nella nuova legge elettorale, l'Italicum. Spesso si sente dire che il tema delle pari opportunità è superato. Ovviamente non è vero. Ma una cosa è certa, le donne in politica sono poche. Le donne sono la metà del paese, dunque non è strano che vogliano essere la metà della rappresentanza parlamentare. Ma come si fa a esprimere il proprio merito se le liste sono bloccate, che non c'è la preferenza? Se le donne sono in gamba, noi le mettiamo in lista. Domande. Sino a che punto si spingerà l'omologazione dei lavori femminili a quelli maschili? Penso che la domanda sia lecita, mi spiego. Secondo i dati che ho io, i lavori più pericolosi sono nei campi dell'agricoltura, dell'industria estrattiva e delle costruzioni. E donne non ce ne sono, o quasi. Agricoltori, operai, edili, metallurgici, addetti alle trivellazioni e tagliaboschi sono i mestieri che vantano il primato mondiale dei morti sul lavoro. Così almeno diceva l'ufficio statistiche del Ministero del Lavoro statunitense. Il singolo lavoro specifico più pericoloso risulta essere il pescatore di granchi in Alaska. E in Italia? Granchi a parte, il 97% dei morti sul lavoro sono uomini. Nell'Unione Europea i dati non sono dissimili. Sono morti che tendono anche a essere, come dire, professionalmente e socialmente meno abbienti. In media non si ha notizia di notai o avvocati rimasti uccisi perché precipitano dalla scrivania. Anche le donne che muoiono in genere per incidente stradale. Ci sono già molte professioni, magistrati, avvocati, medici, in cui le donne stanno raggiungendo la parità da solo e senza quote, in virtù di un equilibrio. Secondo me è normale, addirittura cominciano a crearsi settori in cui le discriminazioni positive, semmai, si applicano agli uomini anziché alle donne, come in Germania, dove mancano lavoratori maschi nel campo dell'educazione, scuola, università, asili, eccetera. E perciò cercano di favorirli in tutti i modi, anche perché è dimostrato che il personale misto funziona molto meglio. Siamo alle quote blu. Osservo perciò che le quote rosa per ora tendono a riguardare solo le professioni più fighe per status e reddito. Nessuna donna le pretende nei cantieri, nelle cave, nelle miniere, nelle fonderie e nei pozzi petroliferi. Fino a quando? E che cosa scriveremo? Come reagiremo quando, a margine di certe professioni, anche loro cominceranno a morire come mosche, anzi, come uomini. Iditalia, la radio degli italiani nel mondo. È chiaro, so fatto! Avete capito, insomma, un attimino, cioè... E la parità, vogliamo applicarla, non so, Simone, tu hai colleghe, o in Bosnia c'erano colleghe anche in prima linea a rischiare il proprio culo al 50% donne?
io mi permetto di dubitare. Quindi non voglio fare adesso il maschilista, il macista, eccetera, eccetera, però quando sento la Boldrini, a parte il fatto che mi si arrizzano i peli del cazzo, perché proprio, proprio una persona come lei, mi fermo perché potrebbe ascoltare, mi fermo perché non ho il potere poi di difendermi in tribunale. Comunque, insomma, tutti voi penso che abbiate una vostra opinione sul nostro politico Boldrini, soprattutto alla luce dei privilegi di cui usufruisce, compreso anche la visita alle residenze estive del presidente Napolitano che lei ha sudato. Comunque, lasciamo perdere il discorso della casta. Comunque, ribadisco, il concetto è molto chiaro: parità nei sessi non può esistere nel momento in cui la mortalità sul lavoro è all'oltre il 90% maschile. E adesso parliamo di nuovo di Topa. Vi ricordate quella cantante che aveva mostrato per sbaglio durante un concerto un po' di peluche? Ecco, la gag che arriva alle 9:16 minuti riguarda lei. Mi raccomando, andate piano per strada. Ciao belle. Ma subito arriva Laura Pausini, ospite alla festa di Radio DJ, rivista e corretta by Ferraia. Sono scappata via quando mi sono vista dentro un labirinto. Senza decidere. Ospite in casa mia con sillabe d'amore. È un po' diversa Laura, eh? Come la polvere morrivito. E parli piano, sì. E chiedi scusa se ci assomigliamo. Morrivito da me pianeta. Occhi sereni, anima complicata. Anima complicata. Cambio. A trasformare il volo della rabbia. Velocissima, eh? Io con i simili a te. Un bacio in fronte, tocco sulle labbra. Ma meraviglia di essere simile. Ma come fanno ad essere così esauriti questi di Radio DJ? Mi fa cacare questo contributo. Closing you appear, and buried
Id Italia, la radio degli italiani nel mondo. Italiani del mondo, forse noi non cambieremo mai, e allora senza così fare troppi riferimenti, leggo su un portale un articolo scritto su Dazed Digital, satiri, ninfomani, affamati di piacere, ecco le storie di chi vive il sesso come una malattia. Io so che alcuni nostri ascoltatori stanno pensando a una persona che non si è presentata ad un evento. Chi soffre di ipersessualità rischia di giocarsi tutto, famiglia, casa, lavoro. Famiglia non ce l'ho, casa sì, lavoro, bah, setta. Tom dichiara: devo fare sesso almeno 3 volte al giorno e se non ci riesco mi masturbo 5 volte. Mi sono isolato dagli amici con i quali ho provato ad avere rapporti. Emma dichiara: ho perso la mia verginità a 15 anni perché ne avevo bisogno. La ninfomania controlla ogni aspetto della mia vita. Soffro di insonnia, cazzo, ieri non sono riuscito a dormire, ansia e depressione. Allora sono malato di ipersessualità. A 8 anni Ben dichiara: ero sessualmente attivo, ho fatto molto sesso con donne e trans. Ho speso migliaia di dollari e perso ore masturbabili con la pornografia. Perso. Hai investito del tempo. Minchia, ma è il serial... Sapete cosa sono i profiler, amici? Sapete cosa sono i profiler? I profiler sono quelli che, diciamo, individuano i caratteri psicologici di un potenziale killer. Minchia... E qui io vedo degli elementi, è vero Massimo, che definiscono, c'è Juve Bayer, scusate se me lo segnalava. Quindi vado avanti, penso, con la lettura, perché state diventando già barzotti. Quindi forse il modo più semplice è dire la descrizione come se fossi sempre affamato. Ecco che arriva in diretta il momento... C'è bisogno di un buon caffè, ragazzi. E quando si parla di buon caffè, anche se le macchine non sono proprio il top, perché sono fatti dalla parte maligna del potere, diciamo il caffè è quello, ragazzi. Il caffè è lui. È lui o non è lui? Certo che è lui. Dammi i soldi e vi dirò di chi si tratta. Quindi ipersessualità, ninfomania, è uno dei disordini psicologici di cui si parla meno, anche in televisione parlano di tutto, anche l'Abruzzone, che è quella criminologa, individua patologia ovunque, ma l'ipersessualità nessuno l'ha voluta dichiarare. C'era uno, mi sembra, come si chiamava lui? Non mi viene in mente, un attore che soffriva di queste compulsioni sessuali che poi lo portavano anche a picchiare selvaggiamente le proprie compagne, quindi una deviazione... Quindi leggiamo ancora le dichiarazioni. Emma, 22 anni, ho dormito con chiunque, poi ho ripreso il controllo, ora evito le amicizie intime e evito di trovarmi in situazioni difficili. È un problema lavorare perché le mie impellenze non possono essere soddisfatte. Emma, 22 anni, vieni qua, anzi spero perché tu non abbia il viglon, quindi non abbia l'aspetto, il look di una femminista, ma se sei passabile... Passa di qua e vedrai che una botta ti verrà data. Quindi il problema dell'ipersessualità. Ben di 38 anni, quindi ben più giovane del sottoscritto, negli anni 80 guardavo gli show per adulti sui canali locali, avrò avuto 8 anni e già ero sessualmente attivo. Beh, insomma, è stato un peso nella carriera e nella vita privata, ho fatto molto sesso con donne e trans. A me i trans, sinceramente, a parte che non ho mai provato un rap, però non, neanche i canali, quelli che mostrano i trans, proprio non... Non so come dire, ma non... No, ma proprio non... No. Poi c'è la fase in cui mi chiudo, non sono io, ma parla sempre Ben, mi chiudo nei sex club, ho rapporti occasionali, guardo i porno, e quello di totale astinenza e depressione, l'unico sollievo me lo dà la meditazione. Oltre a una microdose di funghetti magici presi ogni 3-4 giorni per calmare i miei atteggiamenti compulsivi. Più invecchio più mi sento meglio, invece io più invecchio... bravo, grazie Simon. Michael Douglas, bravissimo, non mi veniva il nome. Michael Douglas si è fatto curare perché insomma aveva un desiderio, secondo me anche sti film poi se parliamo di... Oddio, come sto andando fuori tempo, ragazzi, non c'è tempo. Il prossimo contributo è dedicato a coloro i quali guidano un po' distrattamente, ne è vero Alessandro? E allora c'è il mio omonimo che
diciamo, ti insegna come reagire alla multa e ai famosi punti della patente. E abbiamo un carabiniere all'ascolto. Attenzione. Patente librettos. Digos. Prego, Henry. Se è una semplice bolletta, certo. E se è una multa? E perché potrebbe essere una multa? Perché no? Il postino ha suonato mezza volta, è certo che è una multa. Vai a vedere e la multa è nascosta dietro una carta da zucchero. Che tu dici? Beh, Ministero degli Interni, perché te la può mannare chiunque. Ministero degli Interni, il Ministero degli Esterni, la Forestale, i Carabinieri, la Polizia Stradale, chiunque te può mannare una multa, chiunque. È come il calcolo delle probabilità, chiunque ti... E quella multa, la multa è... La multa... La multa. Io ho visto padri di famiglia che erano delle rocce, sono tornati a casa. La multa, arrivata la multa. Uomini in ginocchio, la multa. Che... Ma che è successo? La multa, la multa. Apriamola. Fategli aria, fategli aria. Datemi un cordiale, un gingerino, un goccio di mirto, un limoncello. Oddio, sto male. E si apre la multa piano piano. Oddio, la multa, un foglio solo. Per dire che 7 anni fa, de pomeriggio alle 2:15... Tu andavi a 33 chilometri oltre il limite. Dove? Non c'è scritto. A foto? Non c'è. Chi c'era alla guida? Non si sa. La targa dell'obbligo per la legge sulla privacy non si mette, devi solo pagare. Zitto e mosca. Ma tu dici, ma scusa, ma io voglio sapere la verità. Ma ero io a pagare, a fare questa scorrettezza al codice della strada? E ti vengono i dubbi, e ti vengono i dubbi e tutti ti domandano, ma non ti ricordi che hai fatto 7 anni fa? Ma io mi ricordo manco quello che ho fatto ieri, mamma, mo ci penserò, 7 anni fa, allora torniamo indietro, 5 anni fa, dalle 4, torniamo indietro, e tu ritorni, non ce la fai, ti devi segnare tutto. Ormai, prima le multe avevano una loro scadenza, entro i 60 giorni. Tanto è vero che al 59esimo giorno, a mezzanotte, meno 5, tutti pronti con le bottiglie, meno 4, meno 3, meno 2, pum, ma vai! Passavi alla municipale, non pagate! Ai carabinieri, e tutti non capivano perché, perché non avevi pagato la multa. Oggi, siccome non riescono a sbrigare le pratiche, anche se sono pratiche, non si riescono a sbrigare, perché lì in ufficio è mica è facile, e le ore l'hanno ridotte a 6 al giorno, però tempo che arrivi, parcheggi, il caffè, a una certa ora, l'ammazza caffè, la spesa la devi fare, e cominci a 2 telefonate in famiglia, telefoni al figlio, non ce la fai a smaltire tutte le multe? Allora lo Stato automaticamente ha portato la scadenza delle multe a 7 anni, 8 anni, 14, 20 anni, non c'è più un limite. Può darsi che tuo nipote pagherà le multe tue, tu le lasci proprio in eredità, dici guarda pagatemi, stavo io, ve lascio 7 multe da una parte e 8 multe sull'autostrada. E non c'è possibilità di capire se sei stato tu, non c'è possibilità, sai solo che devi pagare 700 euro e c'hai 6 punti in meno sulla patente, mannaggia, ma come 700 euro? Sì, perché tu 7 anni fa hai 33 chilometri, te lo ricordi, ma dove? Sulla Flaminia, te lo ricordi? Ma non me lo ricordo, perché la Flaminia non è che te la puoi fare così. Che dice, sai, le strade consolari, no, si sa, sono consolari perché c'è traffico, la gente sta lì, si consola, ferma, dice come va? Che devi fare purtroppo? Non si cammina, dice come vanno i figli? Sì, sono nati bene, l'ho partoriti qui all'incrocio con la statale, benissimo, insomma adesso studiano, c'è il professore, guardi, sta proprio lì con quel 128, insomma, e questa, ecco, nelle strade consolari, la Flaminia, la Casilina, tutte le strade partono e vengono da Roma, ebbene in tutte le strade ci sono dei limiti che sono fatti così. Sono stati messi alla Jean Frasot, che è un, non so chi è, un velocista francese, che ci aveva i cartelli e l'ha messi senza criterio. 40, 50, tu prendi la Flaminia da Roma, 40, 50, 120, accelera, passo d'uomo, rallenta, frena, spegni, scende, centro storico, attraversa, passa, corri, ma volete organizzarvi per non farci sbagliare, perché noi non è detto che, no, noi può darsi che sbagliamo, fate la Flaminia tutta a 80. Fate la Casilina a 90, fate la Tiburtina a 38, io mi organizzo, so che per fare la Salaria a 70 km orari, per fare 700 km, ci metto 10 ore, a che ora venite? Ci vediamo il prossimo anno a pranzo. Benissimo. E mi organizzo. Ma quando tu metti dietro le frasche un 40 km orari, io stavo a 120, ero come, già l'ho passato. Ma tu non puoi mettere i cartelli così. E ti arriva la foto, perché tu quello ti credevi che era un platano, è la stradale travestita da platano che ti fa la foto.
E sono loro, ma non solo, solo loro, perché poi quando le casse provinciali, le casse comunali, le casse statali languono, allora chiaramente vengono mandati tutti a fare le fotografie, l'autovelox, tutti, carabinieri, polizia stradale, la municipale, la provinciale, la polizia mortuaria, tutti, tu credi la cassa da morto, zazzata, ho fregato, mannaggia la pupazza, e tu devi pagare, allora dici vabbè 700 euro, farò uno sforzo, allora vuol dire che ci vendiamo i mobili dei IKEA, quello che ci danno non importa, e vorrà dire che... mandiamo a prostituire nostra cugina e mi prendo un taglierino, faccio una rapina in banca e vediamo quello che tiriamo fuori e con i soldi. E per i punti? Ah, i punti sulla patente, un uomo a cui vengono levati i punti è prostrato, un uomo è in ginocchio, no, ma hanno levati i punti a me, io un padre di famiglia, ma come? Io non ci vado manco un rapporto extraconiugale, io che faccio la raccolta differenziata, a me me levano i punti, io sono un buon cittadino, io metto la carta con la carta, il cartone col cartone, il ferro col ferro, le gocce di cocomero con le gocce di cocomero, a me mi hanno levato i punti, adesso come faccio? Idea! Diciamo che è stato nonno. Ecco a che servono i nonni, non tanto uno li mantiene in vita, non tanto perché gli vuole bene, papi o pai i punti sulla patente quando arrivano. E tutti dicono che è stato nonno. Hai capito? Poro nonno! Il nonno italiano, che cosa deve subire? Il nonno partigiano, il nonno che ha fatto le guerre, un amico mio è stato chiamato dalla questura di Napoli e è stato denunciato perché lui l'anno scorso andava con la moto contromano impennando su una ruota a 220 km orari senza casco gridando giovinezza, giovinezza, al che lui è venuto da Tagliacozzo, è sceso dalla sedia a rotella, appoggiato la prostata sopra la scrivania, ha parlato direttamente col comandante e ha fatto: io non mi sento tanto buono, a me la capoccia non mi fa tanto, io mo di questa cosa non mi ricordo, può essere, ma non mi ricordo. Lei non si ricorda del cavalcavia? Non mi ricordo, io veramente. E la moto? Io mi ricordo che l'unica moto che so guidata era la moto zappa, però non così, insomma, con due ruote, non con la ruota sola. E la patente? Ma io mi ricordo che la patente, quando i tedeschi si sono ritirati, mi hanno ritirato pure quella. Quelli sono rimasti così e hanno detto: guardi, lei, noi capiamo i suoi problemi, però noi purtroppo, ormai siccome è aperta la pratica, noi a lei qualcosa gli devo levare. Gli hanno levato 6 punti sulla pensione, ma te rendi conto? Ma ti rendi conto come puoi dire una cosa a un povero vecchio? È pazzesco. Allora, Vincenzo, provincia di Forlì. Ragazzi, ovviamente è inutile che ve lo dico, le cose che ha detto la signora Efebal Simone Coccia, la senatrice Pezzopane, sono cazzi suoi, cioè non è che io non so nulla di questa storia, non c'è bisogno di aggiungere questa frase. Vabbè, dai, Vincenzo, provincia di Forlì, vai. Singolare, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Volevo rispondere a quel parlamentare che parlava delle forze dell'ordine che in 3 minuti vengono a casa. Sa cosa mi è successo a me una decina di anni fa? Mi sono venuti i ladri, no? Io per fortuna che eravamo in casa, hanno cercato di trapanare la porta per entrare dentro e allora io li ho fatti scappare gridando al ladro, al ladro, al ladro. Ho chiamato i carabinieri, sai cosa mi hanno risposto? Dice: li ha visti? No, dice: allora cosa veniamo a fare? Queste sono le nostre forze dell'ordine. No, vabbè, non sono tutti così, no, i poliziotti e i carabinieri. Non sono tutti così, però... Ma la cosa ridicola è quella di pensare che di fronte a una minaccia reale, come quella di Correzzola, non mi ricordo esattamente qual è quel paese lì, una minaccia reale, cioè un gruppo di persone che ti sfondano il tabaccaio, no? Ti sfondano la tabaccheria. Entrano dentro con una specie di ariete, sì. Sfondano lì, la tua casa è sopra, a un certo punto che cosa fai? Tu devi alzare il telefono e chiamare la polizia. Sì, certo, puoi anche alzare il telefono e chiamare la polizia. Nel a me frattempo... mi stavano trapanando la porta per venire dentro. No, ma io dico una cosa, se tu devi limitarti solamente a chiamare la polizia, ma che diavolo l'hai presa a fare il porto d'armi con la pistola? Infatti, la pistola, allora, il porto d'armi ce l'hai per usare la pistola. Ma che si spara, no, io non così sono arma. Come nei film di Tarantino. Quello adesso è sceso, ha visto della gente dentro, ragazzi, casa non sua. Siamo nel film di Tarantino, eh. Siccome non
non siamo nel film di Tarantino dove uno vede uno bam, gli spara la nuca, non funziona così. No, io non sparo nessuno. Ma no, ma tu ce l'hai la pistola o no? Ce l'hai la pistola o no? No, io non ho neanche la pistola, anche se ho fatto la legione straniera e non ho paura di quella gente. Hai fatto la legione straniera? Sì, ho fatto 30 mesi di legione straniera. E dove l'hai fatta? L'ho fatto in Algeria. In Algeria 30 mesi? Quindi con 30 penne, mesi in Algeria, con poi sono riuscito a scappare. E perché sei scappato dalla legione straniera? Sono scappato perché era dura. Perché poi perdemmo l'Algeria, siamo stati trasferiti in Corsica, dalla Corsica sono riuscito a scappare. Cioè, perché teoricamente non si può scappare dalla legione straniera. No, adesso sono è una cosa di 50 anni fa, eh. Io avevo 18 anni. Mm. 18 anni sei scappato dalla legione. 18 anni sono scappato dalla legione straniera. E quanta ma gente, la barai storia quanta adesso, gente hai ammazzato? Ah, no, io non lo so, siamo andati in operazione, io ero carrista. Vabbè, ma quanta gente hai ammazzato? Ho sparato parecchio, però che abbia ammazzato non lo so. Ma non lo sai. Ho sparato nelle tende, nelle cose, però non lo so. Ammazzato qualcuno. Sicuramente ha ammazzato qualcuno. Può darsi anche. Va bene, ciao Vincenzo, ciao. Alessandro, Milano, Alessandro. Sì, buonasera a tutti. Dimmi. Volevo dire, come fa la gente a dire... poverino, gli hanno sparato al ladro, tu stai entrando nella mia proprietà, una cosa che io mi sono sudato tutta la vita per mettere via qualcosa, tu entri in una di notte, io devo sparare in aria? Ma io ti sparo in fronte, pezzo di merda. Come fa la gente a dire così? Io hai ragione tu, dillo a Parenzo, cioè, ma cos'è dire? Io ho la terza media. Ma non c'entra che cosa lei, ma non c'entra niente cos'ha. Io mi alzo alle 5 di mattina, se mi entro in casa e voglio rubare quei 4 soldi che riesco a mettere da parte, ti sparo in fronte. Ma è normale che sia così. Ma cosa è normale? Stai alimentando una cosa che non è normale per niente. Ci siamo permessi, Librandi ed io e altri, ci siamo permessi semplicemente di dire che esistono già le leggi a tutela della proprietà e della legittima difesa. Ma no, ma sta dicendo perché è titillato come quando tu ti ho detto già, tu titilli le palle del leone. Ma lo lasci parlare invece di dire stronzate, lascia parlare Alessandro. Titilli le palle del leone. Chi cazzo chiami i carabinieri? Il tempo che chiami i carabinieri arrivano, quelli sono scappati. Ma nessuno ha detto che uno non si deve difendere. Ma nessuno ha detto che lei non si deve difendere. Si dice semplicemente, come prevede la legge, che se quel ladro scappa e lei lo insegue e gli spara per le scale, lì può commettere un reato. Solo questo si dice. Se sei dentro casa mia, io ti sparo e ho diritto a non essere processato e condannato. Quello era nel caso del tabaccaio che si chiama Birolo, il tabaccaio. Quello era praticamente sull'uscio di casa. Si sta discutendo in maniera anche ridicola della posizione del morto, la posizione del morto che era girato, dunque in quel momento non minacciava Tarantino, era dentro la tabaccheria, di chiesto, che parliamo? Chiesto Tarantino da dove? Pezzi di merda. Da dove chiama questo qui? Da Milano, da Milano. Quentin Tarantino da Milano. Ma lascia perdere, non chiamare Quentin. Ma non è Quentin Tarantino, è una cosa normalissima, dai, da che mondo è mondo? Ragazzi, allora, in provincia di Grosseto hanno fermato, e credo che sia ancora sotto fermo, se non è stato addirittura arrestato, e probabilmente sarà accusato di tentato omicidio, un signore, un tale Bruno Poeti, che abbraccio fortissimo, un ex agente, 64 anni, che ha sparato ai ladri che erano entrati nella sua proprietà e stavano per rubargli la macchina. Ha sparato e ha ferito un signore, non l'ha ammazzato, è stato arrestato e probabilmente verrà accusato di tentato omicidio. Il signore che è stato ferito, un tale Nicolai Farkas, 39 anni, una fedina penale lunghissima per diversi furti. Ora io dico una cosa, entrano dentro la tua proprietà, tentano di rubare la macchina, tu scendi, spari, ferisci uno e finisci nei guai tu. Ma ti rendi conto o no? Cioè ti rendi conto o no? Che cosa vuol dire questo? Giovanni da Novara, dai, Giovanni. Sai le dinamiche di quella roba? Giovanni da Novara, dai. Per te come si deve sparare? No, non ti dico che si deve sparare. Sì, sì, no, questo tu sostieni, no, si deve sparare. Se uno se la sente di sparare. Discussione c'è? Che discussione? Ma se se la sente è evidente. Quindi che discussione c'è? Per te quando uno spara dentro casa, basta, non c'è neanche il processo. Assolutamente. Nessun procedimento. Nulla. Questa nulla. È la sentenza. Se spari dentro casa puoi fare il cazzo che vuoi. Trasforma l'Italia. Se entri dentro casa, sei alla mia mercé. Io di te posso fare quello che voglio. Se entri
dentro casa mia, nella mia proprietà. Anche. Ma no, ma che c'entra? Lascia perdere queste puttanate palpe, dai, ragazzi, su Giovanni. Mia. Sto dicendo una cosa profondamente liberale. Film, Giovanni da Novara, film. Sì. E io in parte difendo Parenzo. Buonasera a tutti. Dimmi, allora, cosa, volevo aprire una piccola parentesi del discorso dei 20 minuti di Efebal. Ragazzi, più interessante il traffico, cioè quel gran cazzo che se ne frega di Efebal. Vabbè, amico mio, non ti piace Efebal? Non ti piace Efebal? Ho capito. Non è che possiamo parlare un'ora di armi. 2000, c'è ragione. C'è già la musichetta, guarda, via, chiudiamo tutto, 2010, arrivederci. 2010 mi sono trovato i ladri in casa, sì. Faccia a faccia, diviso solo ed esclusivamente una vetrata. Io al porto d'armi, tenevo le armi in casa e tutto quanto. Dopo quello spiacevole accaduto, ho deciso di eliminare le armi in casa, sì, perché sono pericolose, ragazzi. E va bene, tu hai deciso questo, sono un appassionato. Giovanni, ma io non ti sto dicendo che sbagli, ti sto dicendo che è una tua decisione, ma non puoi criticare quella degli altri, però. No, ma infatti io non la sto criticando, io sto dicendo che Eli Brandi, secondo me, ha detto una cosa giustissima in questo. Lo Stato deve anche tutelare il cittadino. Ma non può tutelare metro per metro, no, ma di che parlate? Dai, su. Attenzione, caro mio. Allora, in quel momento ti sale addosso un'adrenalina che io auguro a nessuno che non succeda mai. Normale, e puoi fare cose che non devono succedere. Vabbè, io ho chiamato la polizia, i carabinieri, che in 3 minuti di tempo sono arrivati. Il tipo intanto è scappato, l'ho visto scappare, ho provato a sparare in aria. Va bene, ma tu hai reagito in questo modo. Un altro, dentro la sua proprietà... Attenzione, non sto discutendo di quello. Tu puoi anche aver ragione. Allora? Io posso essere anche d'accordo a ammazzare una persona. Ma cosa c'è dopo? Lo Stato è lì che deve tutelare anche il suo cittadino. Dopo che cosa c'è? Il processo, purtroppo, eccetera, eccetera. Il processo, appunto, una vita rovinata. Una vita rovinata. Ho capito, uno si assume la responsabilità di quello che fa, eh. Per me il processo, infatti, non ci dovrebbe essere. Per concludere, Nicola da Cuneo, velocemente, Nicola, che c'è? Sì, buonasera Bruciani, buonasera. Dimmi, veloce, vai. Allora, ma prima di tutto volevo rispondere alla sodomia di un'ora fa, cioè? Dicendogli che, visto che si è dichiarato cattolico, che per la religione cattolica è male anche la sodomia fra maschio e femmina. La sodomia tra maschio e femmina, ne parliamo domani con tutta tranquillità, certo, e con grande relax, con grande relax, Parenzo, la sodomia. A domani. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh. Abbiamo già parlato ieri del meraviglioso vescovo di Chioggia, no? Che si è schierato con il tabaccaio che uccise il ladro. Il risarcimento è un furto, io una volta mi difesi con un pugno da un ladro. Però sono uscite le motivazioni del giudice, che tra l'altro vive sotto scorta perché minacciato da qualcuno, forse. Il giudice dice, ricordiamo che questo signore, il tabaccaio Birolo, che io appoggio al 100%, ha sparato dopo che questi gli hanno sfondato la vetrina con una specie di ariete, è sceso da casa... Il negozio sta sotto, ha preso la pistola e ha sparato a un ladro, secondo il giudice, mentre il ladro scappava. Non c'è stata nessuna aggressione. No, è perché invece l'ariete, che cos'è? Sfondare il negozio dove sopra c'è l'abitazione con una specie di ariete, con una macchina. Che cos'è, secondo? Non è un'aggressione. Ma non è su questo che si deve discutere. E poi dice il giudice, dopo aver ucciso non si è pentito. Cioè ci vuole anche il pentimento, capito? Secondo il giudice. Per essere assolti ci vuole il pentimento. Pazzesco, è pazzesco. No, Sanremo dopo, però c'è ancora una cosa di cronaca che ha dell'incredibile, caro Parenzo, veramente dell'incredibile. Poi dice l'Italia, no? Poi dice come funzionano gli enti pubblici, per esempio l'ATAC, che dovrebbe essere bombardata, secondo me, nel senso metaforico. Sembra linguaggio, cioè, per l'ATAC... linguaggio pacifista, sembra di cruciali. No, secondo te l'ATAC... linguaggio moderato, cioè, l'azienda dei trasporti di Roma, non dovrebbe essere... cancellata e bisogna ripartire da zero, diciamo. Beh, la verità, è un'azienda, sì, che ha qualche piccolo problema. L'ATAC di Roma, ragazzi, l'ATAC di Roma, se voi siete andati a Roma e se voi conoscete un minimo Roma, è una roba che bisogna non rivoltare, non basterebbe nemmeno rivoltarla come un calzino, bisogna ricominciare da capo, cioè licenziare tutti, poi si riassumono le persone, cioè si rifanno i colloqui di nuovo, ovviamente ne riassumono. No, ma io mi soffermavo sul linguaggio come al solito, ma dai, no, ragazzi, leggero, ma bisogna mai essere pesante. Chiari, bisogna essere chiari su questa roba qui. L'ATAC va cancellata e bisogna ripartire da zero. Qualsiasi riforma è impossibile.
ma soprattutto dopo aver letto cose di questo tipo. C'è un signore che credo faccia l'autista all'ATAC, sì sì, l'autista all'ATAC, che si chiama Ezio Capri, per cui io nutro il massimo rispetto, perché, vuol dire, la furbizia a me alla fine mi attrae un po', no? C'è la paraculaggine, c'è l'arte, quella che è una vera e propria arte, c'è... Alla Totò. Sì, sì, allora questo tizio praticamente si mette in malattia perché gli fa male lo stomaco, c'ha il cagotto, ha la diarrea, capito? Molto bene, capita, molto no? Bene, molto bene. Io per esempio vengo lo stesso, anche se ho la febbre, vengo uguale perché sono malato di radio e dunque vengo lo stesso anche con la febbre. Però questo qua invece non va al lavoro perché ha la diarrea. Fin qui tutto bene. Dopodiché, lo stesso giorno in cui dichiara di avere la diarrea, lo stesso identico giorno, si presenta in un night, si presenta in un posto a cantare. Cioè ci sono i video. Il locale Dante a Zagarolo, 12 aprile 2014. Lascia perdere se l'ironia su Zagarolo. Non fare ironia su Zagarolo. No, no, uno può andare a cantare anche. Io mi ricordo Ultimo Tango a Zagarolo, che è un film straordinario. Film straordinario, stupendo. Ultimo Tango a Zagarolo. Chiedo a Bagatta qualche delucidazione su Ultimo Tango a Zagarolo. Meraviglioso, stupendo. Franco e Ciccio, se non ricordo male. Sì, sì, forse sì. Questo canta e il giudice sa cosa dice, ovviamente lo denunciano eccetera eccetera, viene pizzicato con questo video. Per il magistrato non c'è stata la truffa, c'è la diarrea che ha colpito questo autista impedendogli di guidare l'autobus, non è incompatibile con l'attività canora. Ecco, cioè attenzione, la partecipazione all'evento canoro è perfettamente compatibile con la malattia. Se canto e sto male, dice questo Capri, al massimo posso far male a me stesso. Se guido e sto male, posso mettere in pericolo gli altri. È tutto finito, ragazzi. Dopo questa roba qui, non è possibile. Cioè, se tu stai in malattia, non vai a cantare. Eppure un giudice gli dà ragione. Lui è un genio, ovviamente, no? Perché è un genio. Uno che no, è totale. Genio assoluto. Lui e il suo avvocato. I giudici sono quelli che sono. Vabbè, ragazzi, andiamo di nuovo a Sanremo, dai. Perché qualcuno sostiene che questa storia dei nastri che qualcuno ha messo, no? I nastri con, che era? Il nastro, quello arcobaleno, no? Sì, sul microfono, certo. Sì, i nastri. Sì, devo dire la verità, io sono a favore, come sai, di tutto, è inutile ripeterlo, no? Ecco, forse però vediamo qual è la polemica adesso. No, però devo dire che... ma non perché sia la televisione pubblica, però a che serve? A che serve mettere il nastro arcobaleno sui microfoni? Per dimostrare che cosa? Per dire cosa? Che ci vuole questa legge? Che bisogna dare i diritti agli omosessuali? Ma che vuol dire? Perché questa ostentazione di questa... C'è una legge in discussione, che cazzo c'entra Sanremo col mettere il nastro? Io non parlo di Elton John, Elton John può dire quello che vuole, figuriamoci se voglio censurare Elton John, che peraltro non ha detto nulla, ha detto sono contento, sono felice di essere padre. Tu, diciamo, io sei dico... gasparriano. No, 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 no. Cioè, dici che è subdolo, che il servizio pubblico... Non è subdolo, no, no, non dico niente del servizio pubblico. Capisco. Dico che chi decide di mettere questa cosa, chi decide di fare questa cosa... È un esibizionista, cioè punto e basta. Un esibizionista. È una forma di esibizione. Come facciamo noi, un pensiero e, ma sì, e ma, una tendenza, ma fallo no? Su, una, ma da fallo, che parte sì, stanno, ma fallo benissimo. Su, fallo su Instagram, fallo su Facebook, hai la possibilità. Fallo. Ma sì, ma sul su palco Instagram di Sanremo mettere questa roba qua. Certo, milioni di spettatori, il 40% di share, naturale. Meno male che l'hanno fatto, vabbè, bene ma, che l'hanno fatto. Ma sì, ma lo trovo una cosa di... Ma cosa vuol dire? Ma lo fai in un posto che guardano tutti, no? Noi una roba di nicchia, ma mi sembra evidente. Va bene. Vuoi sentire Federica della Lega? Poi c'è un altro chi? Leghista oggi in ballo, ma un altro non c'è leghista, bisogno di... un altro leghista. No, guarda, posso dirti una cosa, non c'è bisogno ogni giorno di sentire un leghista. No, non c'è bisogno. Oggi è mercoledì, siamo nel mezzo della settimana. Perché? Perché a una persona in macchina che ha avuto una giornata di lavoro faticosissima e sta tornando a casa, devi far sentire Federica. Per quale motivo, Federica? Fagli sentire Galimberti, fagli sentire Cacciari, Bernardo Henri Lévy, ad esempio. Federica, no? Invece... Fagli sentire, che so, una vecchia intervista di Gore Vidal, fagli sentire, fagli sentire un editoriale di Roberto Napoletano. Vuoi ammazzare sta trasmissione? Fagli sentire un editoriale di Roberto Napoletano. Vuoi ammazzare una fagli sentire Roberto Napoletano. Ma non fagli sentire Federica, Federica della Lega, con tutto il rispetto. Federica, cosa, poi cosa ha detto di così male di Federica? Ha detto che merita l'apertura delle 18:44 di questa trasmissione. No, ha detto che cosa, quelle parole scolpite nella roccia di Federica, cos'è che merita? Ha detto Federica, sì, è alle vero. 18:44 in apertura di trasmissione. Federica, vabbè, che ha detto? Sentiamo. No, no, perché sono curioso di sentire che cosa ha detto Federica della Lega. Sentiamo.
amo, non ho fatto altro cazzo tutto il giorno, dalla mattina alle 7 che mi sono svegliato, il bambino, il latte, il biberon, poi il dentista, scrascia, e mi raga, Fedriga alle 18:40, che cosa avrei detto mai di così rivoluzionario e determinante, Fedriga? Ha Sentiamolo. Detto che ci vogliono i nastri rosa e azzurri per i diritti dei bambini invece dei nastri. Ma era fondamentale, sentiamolo, era fondamentale, Fedriga. Fermate le rotative, al sole 24 ore, parla Fedriga. A me sarebbe piaciuto vedere qualcuno che magari si ricordi, invece di mettere il nastro arcobaleno, di mettere magari un nastro, uno azzurro e uno rosa, per parlare anche dei diritti di bambini, di avere un papà e una mamma. Perché dei diritti di bambini, ovvero quelli che non parlano e non votano, nessuno se ne ricorda mai. Beh, il diritto è avere un papà e una mamma, non avere un figlio, che non è un diritto. Hai capito? Ma falla risentire ancora, perché è determinante questa cosa sui diritti dei bambini. Invece ti faccio sentire una cosa, Galimberti, il tomato Galimberti, che contro la Gardini, credo che fosse di ieri questo, sì, dice sì. che il pubblico di Sanremo è come quello di Padre Pio. Ottimo, ottimo. Cose scadenti dell'esistenza. No, sì, su sì, questo sì. non ha ragione, dai. Col professore. Su questo non ha ragione, dai, sul pubblico grande di Sanremo scadente. Professore. Anche tu dici che il pubblico di Sanremo è scadente. Beh, c'ero anch'io tra quelli. E allora sì. che cazzo dici? No, dai. Mi considero scadente anch'io, quindi. Ha un pubblico più o meno che coincide con quelli che seguono Padre Pio, nel senso che sono quei fenomeni di massa sulle cose scadenti dell'esistenza, e va bene, questo è Sanremo. Beh, mettere Padre Pio tra le cose scadenti dell'esistenza è proprio di cattivo gusto, direi. Beh, non mi dirà mica che le manifestazioni intorno a una salma sono espressioni di fede, la fede è una cosa seria. Quando sento il traffico divento pazzo. Massimo da Roma, vai, 800240024, Massimo. Buonasera Cruciani. Dimmi, dimmi. Allora, due speranze. Due speranze, qui non vogliamo speranze, vogliamo battaglia, non speranze. No, le speranze ce l'ho io, che non mi chiudi la linea come l'ultima volta e che cerchi di capire quello che dico. Sì. Allora, la legittima difesa è quando difendi te stesso, non i tuoi beni. Non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero. Non è vero, non è così, non è così. Benissimo. Cioè, poi là si va a interpretazioni come al solito, eh? La legittima difesa è quando tu difendi te, non il tuo bene, ok? Anche il tuo bene. Ma anche se tu difendi il tuo bene. Ha fatto male a sparare il tabaccaio? Assolutamente sì. Cioè, adesso hai deciso che il tabaccaio ha fatto male a sparare. Fermo Massimo, io non ti voglio fermare, perché mi interessa la tua opinione, la tua posizione, però abbiamo il giornale radio e ti chiamiamo subito dopo. Però dovete cominciare prima, almeno alle 6, perché io fino alle 6:30 mi rompo i coglioni. Va bene ragazzi, dove andiamo? Andiamo. Comunque ti segnalo prima di andare che il tweet più bello durante Sanremo ieri sera, forse l'avrai visto, l'ha fatto il signor Pierluigi Battista, nostro amico Battista, del Corriere della Sera. Battista. Pierluigi Battista, quale scrive mentre canta Elton John, a Gaspà, sti froci cantano bene però, Stupendo. Che poi non ha cantato nemmeno benissimo, se proprio bisogna. Eccolo, arriva lui. No, ma ho letto molte cose, cioè Elton John ha cantato meglio altre volte. Massimo da Roma, vai. Eravamo con Massimo prima, dai. Sti froci cantano bene però. Massimo, vai. Allora, stavamo dicendo. Sì. Che tu puoi difendere la tua incolumità. Sì. Okay. No, per me puoi difendere tutto, il negozio, la famiglia, quando entrano e si avvicinano dentro casa tua. È già previsto dalla legge. Ma insomma, Benissimo. Si avvicinano. Adesso hai il diritto di fare quello che vuoi, sparare a mitraglia, Ok. Beh, è quello che penso io. Quando posso me lo dici. Dimmi. T'ho detto l'altra volta che ci sono dei ragazzini che mi vengono a rubare l'uva. Sparo? Adesso non mi dico, ma a parte che sì, se vengono continuamente a rubarti l'uva, entrano dentro casa tua, puoi anche sparare, secondo beh, me. Beh, non puoi sparare, c'è un po' rispetto. Purtroppo non puoi. No, che l'uva, mia il valore vigna, dell'uva è inferiore mia. A quello della vita, nella ragazzi. Quello sa benissimo che va a rubare l'uva, non deve andare a rubare l'uva. Punto e basta. Vengono dei ragazzini. Certo, ti mettono in difficoltà. E mi rubano l'uva. Certo. Se tu avessi benissimo. Un'arma, secondo me potresti sparare tranquillamente. Dovresti benissimo. Mettere un bel cartello, chi entra qui a rubarmi l'uva io sparo. Molto semplice, democratico, civile, la civiltà. No,
Ma illegale, come no? Ma lascia perdere quello che è previsto adesso, purtroppo. Io sto dicendo, nel mio mondo ideale, tu metti dei bei cartelli. Chi entra dentro la mia vigna, chi vuole rubare la mia uva, si prende le pistolettate. E questo qua deve essere consentito, secondo me, della legge. E secondo me ci si arriverà pure. Vedrai che vincerò io. Del fatto che la vita vale un grappolo d'uva. Ma non c'entra niente la vita, lascia perdere la vita. Qui c'è la proprietà privata, vale come la vita. In altri paesi, purtroppo non in Italia, purtroppo la proprietà privata vale come la vita. La vita vale un grappolo d'uva. Ma non c'è, questa è una cosa finta, falsa. Di quello che dici? Sì, lo dico. La proprietà, lascia perdere il grappolo d'uva, chiaramente se tu mi prendi come esempio il grappolo d'uva. Il grappolo d'uva è la mia proprietà. La proprietà, io sono quello. La proprietà vale come una vita umana. In altri paesi, la vita umana e la proprietà è la stessa. Non mi sembra proprio, guarda, non mi sembra proprio che sono incivili. Sono assolutamente incivili. Vabbè, secondo te sono incivili, secondo me no. Perché ti sto dicendo che. Ma mi rubano pure le mele, Cioè, ti rubano le mele, ma se ti piace così, se ti piace farti rubare le mele, no, però ti farti dicendo... rubare nei campi, farti fottere quello che hai, ma scusami, fai pure, fai pure, non c'è problema, fai pure. Pensavo ci facessi, ma mi pare che ci sei, Io non lascia perdere quello che è previsto dalle leggi adesso, che è anche controverso, e come hai visto nel caso del tabaccaio di Padova si può fare di tutto, si può decidere una cosa, perché nel caso di Sicignano, che pure ha sparato, pare, sul pianerottolo, hanno deciso in un modo, adesso questo qua gli sfondano il negozio, scende da casa, spara, uccide e lo condannano pure al risarcimento. Siamo alla follia. Che prevede la legge. Ma questo è l'interpretazione del giudice, è una cosa diversa. Ciao Massimo. Nazareno da Milano. Ciao Massimo. Nazareno. Come il patto del Nazareno. Beh, come Nazareno, più importante il Nazareno. Cioè, no, come il patto del Nazareno. Buonasera. Alza la voce, Nazareno, se no non ti sentiamo. Complimenti per l'altra questione. Sì, vabbè, non me ne frega nulla, vai. Io vorrei parlare con Parenzo, in quanto chiedergli come mai ce l'ha con i fascisti. Beh, non è solo avercela con i fascisti. Sai, caro Nazareno, è una domanda un po' banale la tua, perché avercela con i fascisti? Semmai bisognerebbe spiegare il contrario, perché tollerare i fascisti in un paese come il nostro? No, Nazareno, però ti sentiamo poco, hai la voce molto bassa, lo so, però dobbiamo dare la linea, non so, c'è l'ennesima interruzione, ci sentiamo dopo. E che cos'è? È che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Parenzo, mi hai chiamato per farti riparare la lavatrice e sono venuto a riparartela. Adesso ti sto provando a chiamare per farmi pagare e non rispondi al telefono. Insomma, sono costretto a chiamare qua, a mandarti il messaggio alla Zanzara. Vedo un pochetto di darmi sti soldi. Ciao. Ma Parenzo, che è sta storia della lavatrice? Ma no, tu ridi, cioè. No, rido perché veramente le cazzate hanno le gambe corte. Ma quali gambe corte? Ma paga questo signore che è impossibile che un signore rivendichi da me il pagamento per un lavoro non fatto, perché io ho cambiato la lavatrice un paio di settimane fa. E lo vedi, quindi... però c'è qualcosa. La lavatrice è cambiata, ma non ho mai chiesto a nessuno di riparare, perché il valore sarebbe stato inferiore a comprarne una nuova. Bah, comunque, indagheremo. Questo vale come quello che ti chiama e che ti dice: ciao Giuseppe, hai dimenticato la sciarpa, è uguale. Siamo veramente ormai alla millanteria, ai pizzini, alle polpette avvelenate, questo ormai è il clima, questo è il clima. Allora, per mezzogiorno, cioè per una mezza giornata, si è discusso di una cosa surreale, caro Parenzo. Cioè, tra ieri sera in realtà e oggi verso le 3-4 di pomeriggio, della candidatura di Rita Dalla Chiesa. Esatto, e dico Rita Dalla Chiesa, con tutto il rispetto, naturalmente, per la persona, la conduttrice televisiva. Non fare lo snob però adesso, No, però amico mio, no. Cioè, secondo te è normale che il centrodestra a Roma, dico a Roma, candidi o abbia avuto in mente di candidare la signora Rita Dalla Chiesa, che, detto con tutto rispetto, è una bravissima signora, una bravissima presentatrice, ha fatto forum. Di normale, amico mio, in questo paese c'è, come dimostriamo noi ogni giorno. Ma io mi sarei divertito poco. Come un pazzo, sarei stato molto contento, ma mi metto nei panni degli elettori, di quelli che restano, e dice: ma noi abbiamo, come dire, abbiamo un sacco di gente da poter candidare, per carità, abbiamo, è vero, avuto Alemanno a Roma, per carità, però la signora Rita Dalla Chiesa a governare Roma, le buche di... tra l'altro una
che ha detto che gli piaceva Renzi in un'intervista, credo, oggi, ecco, al Corriere. Questo più che altro, cioè, è strano. Ha detto, questa è la cosa strana. Ultimamente mi è piaciuto Renzi. Una cosa incredibile, dai, incredibile. Poi a un certo punto oggi qualcuno, dopo credo un colloquio con Berlusconi, non so nemmeno se ci sia stato, lei stessa ha detto: non mi sento all'altezza. E te credo, cioè ti credo. Grazie alla Meloni per aver pensato a me. Io però non ho deciso, non credo di essere all'altezza, sono una persona assolutamente normale, con la politica non ho mai avuto molto a che fare, posso dire che sono nel panico. Cioè, nel panico, non sono all'altezza, cioè, ma come gli viene in mente in un colloquio in un bar? Pare, prendendo un gelato. No, ma lo dice lei oggi in un'intervista al Corriere. Cioè, dice, parlavamo al bar davanti a un gelato, e la Meloni ha detto: perché non ti candidi? Cioè, ma così? Cioè, così si fa. Ma dai, ragazzi, è veramente una follia questa roba qua, una follia totale. Comunque, chiusa la questione, chiusa. Allora andiamo a... No, eravamo con Nazareno. Nazareno, però alza un po' il tono della voce, non ho capito che cosa contesti a Parenzo. Sì, ecco, con una premessa. Ecco, io ieri sera ho sentito che offendeva in un modo molto aspro quel fascista che... Quel nazista, sì, è corretto. Fascista e anche nazista, Sì, il nazista, certo. Sì, va, sì. Va benissimo, ecco, io... per carità, però ecco, a me questa cosa qua mi ha rattristito, perché mi faceva sentire quelle persone che giravano negli anni 50 e 60 che dicevano che per ammazzare un fascista non era un no altro. Guardi, è un po' diverso, amico mio. Comunque, no, hanno fatto ribrezzo le mie parole e non quelle del nazista che rivendicava di esserlo, beh, allora c'è qualche problema, però, caro signor Nazareno, siccome la sentiamo poco, arrivederci. Davide da Torino, dai, Davide. Ciao Cruciani, Radio ID Italia. Viva la radio, ciao. Ci vediamo domani, stronzetti.